La Casa Bianca torna all'attacco contro l'immigrazione. Il programma di protezione statunitense per 5.300 immigrati dal Nicaragua terminerà nel gennaio 2019, mentre sarà esteso fino al prossimo luglio per 86.000 cittadini dell'Honduras, ma hanno avvisato dall'amministrazione Trump potrebbero non esserci ulteriori proroghe. Lo status di protezione temporanea, o TPS, consente a più di 300.000 immigrati provenienti da 9 paesi colpiti da guerre o calamità di vivere e lavorare negli Stati Uniti. Gli immigrati provenienti da Nicaragua e Honduras erano stati compresi nel programma dopo che l'uragano Mitch nel 1998 aveva devastato l'America centrale. La sorte degli immigrati da Haiti e El Salvador sarà decisa nelle prossime settimane. I sostenitori del TPS hanno denunciato una decisione inumana e immorale che avrà un impatto devastante su centinaia di migliaia di famiglie e sull'economia americana.